saluto da Simone, vostro nutrizionista di Montana. Oggi con me, ex numero 28 WTA, Federica Bonsignori, che ci parlerà di allenamenti di padel. Ciao Simone. Fede, che cosa ti piace del padel? Che cosa vedi che piacciono le persone che allenano quotidianamente? Allora, secondo me proprio la struttura del campo è veramente bella. Il fatto che sia più facile e che ci sia più comunicazione, cioè più aggregazione. Il tennis spesso tu inizi, non sei capace, devi fare la lezione singola con il maestro, non tiri una palla dall'altra parte, è molto più frustrante. Invece qui dalla prima volta tu puoi giocare una partita a padel, questa è la cosa più bella. Invece secondo te quali sono le difficoltà che hai riscontrato e che vedi che affliggono invece i tuoi allenamenti quotidianamente? Per me che vengo dal tennis, la grande differenza è l'altezza. Io come azzardo, io dico che è una racchetta, proprio una racchetta da spiaggia, la sensazione che ho, un pezzo di legno, vero? Il fatto che non ci siano corde. Poi nel tennis tu proprio sei sempre concentrato a colpire forte, a prendere la palla avanti, a anticipare, a prendere tempo, a guadagnare spazio. Il fatto di guadagnare la rete è uguale anche nel padel, è importante, però tu metti in difficoltà l'avversario invece cambiando tempo, a volte, anzi a volte spesso, con il pallonetto o con i colpi più di sensibilità, di precisione. Quindi questa è la cosa che mette in difficoltà. Poi Simone, sì, ma io sempre per quanto mi riguarda, non mi giocavo a tennis, sono stata una regolarista, una difensiva. Il padre non ha sempre il carico da regolarista. Scusa, quindi noi in gergo diciamo terraiola. No, ma anche pallettara. Invece qui tu alla prima occasione la devi sfruttare, perché altrimenti c'è un cambiamento di tempo molto rapido. Allora, io ti ringrazio, ti saluto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Allenamenti di padel. Saluto.